Salve, ciao, buonasera. Sono Pietro Paolo IV, un poeta naif inventato dal tempo. Vorrei parlare un po' della mia vita, del mio trascorso. Io purtroppo, per un problema di comunicazione con la famiglia, mi è stata allontanata. Va bene. Nella cattiva sorte posso dire che non ho avuto una buona sorte. Perché il tempo e Dio hanno voluto che io ne diventassi un poeta naif. Naif perché a livello grammaticale faccio degli errori, mi faccio riconoscere così. Però mi diverte scrivere, comunicare con tutti tramite i miei scritti. E lo faccio ben volentieri, mi dà modo di socializzare con tante persone illustri che io ho contatti tramite questa chiesa che io ne faccio il custode da anni, la chiesa delle Cantarine, dove ci sono molte persone che apprezzano moltissimo questi miei regali in poesia che io faccio a tutti. Niente, io ne approfitto per salutare i miei figli che si trovano a nord, Monza, Lombardia, Elena, Marco e mia moglie Anna Maria Ancona, che spero che un giorno, vista la nostra purtroppo lontananza, di vedere di nuovo insieme a me, riuniti. E niente, vorrei parlare e dire tante cose di me. Purtroppo l'emozione non mi fa dire nulla. Ringrazio chi mi segue su Facebook e su internet, mi ha scritto notificandomi tutto quello che io scrivo, che a loro piace e mettendo delle bellissime frasi. Io continuerò sempre ad essere un poeta scrittore naif per la comunità e ogni tanto metterò in pubblicazione in piazza del mio paese, San Cesare di Lecce, dei miei manifesti in giro per il paese, così giusto per manifestare il mio affetto che provo per tutti voi. Vi ringrazio, vi cordializzo, cordialità oissa a tutti voi e seguitemi. È piacevole leggere i miei scritti, vi mette del buon umore a tutti quanti voi.